Mi chiamo Rita. Rita Atria. Ho solo 17 anni. Sono nata a Partanna, in Sicilia. Oggi vorrei parlarvi di quello che è successo realmente a Capaci, perché io ve lo racconto perché io c'ero. Io 2 ore prima della strage di Capaci passavo insieme alla mia famiglia da quella strada che soltanto 2 ore dopo veniva fatta esplodere, provocando l'uccisione del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli agenti della scorta. Quello che è successo non può passare nell'indifferenza più totale. Sia in Milano, a Roma, a Palermo, la mafia deve essere sconfitta e sarete voi un giorno a sconfiggerla. Come diceva Giovanni Oggi è Falcone, è una giornata importante. Avanti! Buongiorno, scusi il ritardo, posso entrare? Certo, vi aspettavamo. Ragazzi, questa è Rita, la nostra nuova compagna. Viene da Sicilia e non si troverebbe bene qui con noi, Rita. Lì c'è un posto vicino a Sara. Prego, Rita. Ciao, io sono Sara. Io Rita sono. Ciao, sono Jade. Ora fai parte del gruppo. Ehi, io sono Roberto. Raga, ricordo che sono già arrivato in classe. Ma sì, tanto quello. Guarda un po' chi c'è. Ah, la siciliana. E quella la sfigata. La sua storia è Sara. Tu lo sai cosa vuol dire essere presa in giro da tutti? Avere sempre gli occhi addosso, lo sai. Un ragno! Dai, ma mi si è calmata. Guarda cosa hai fregato. Via, che schifo! Dai! Dai, vabbè, dai. Ragazze, non mi sembra vero di avere delle amiche così. Io sono sempre stata sola. Dai, tranquilla, adesso. Esatto. La mia storia è complicata. Saremo, gireremo per il mondo. Ci sarebbe Grazie. Come soffio. Buongiorno ragazzi, oggi non è una bellissima giornata perché ho appena appreso dai giornali l'uccisione del giudice Paolo Borsellino. Una grandissima strage in via D'Amelio dove il giudice si trovava, ha stroncato la vita del giudice e di altri agenti della scorta. Rita, quindi cos'è successo? Potete capire. Come no? Racconta, dai. L'Atletico vince. Mi chiamo Rita. Rita Atria. Ho solo 17 anni. Sono nata a Partanna, in Sicilia. Mio padre era un boss mafioso, ucciso da Cosa Nostra per un regolamento di conti nel 1985. Da quel giorno ho iniziato a scrivere un diario dove racconto la vita mafiosa del paese e tutto ciò che succedeva giorno dopo giorno. Nel paese gli omicidi si ripetevano, gli anni passavano e la mia vita era buia. Ormai anche i pomodori sapevano di sangue per me. La mafia si portò via anche mio fratello nel 1991 e da quel giorno ho deciso di collaborare con la giustizia e
e rivelare tutto ciò che so sulle cosche mafiose. Mia madre mi ha cacciata via di casa. Mi sono legata tantissimo a Paolo Borsellino e grazie a lui mi sono trasferita a Roma sotto falso nome e ho cambiato vita. Il giudice era come un padre per me e dopo la strage di Via D'Amelio la sua morte ha lasciato in me un immenso dolore. Non so come farò. Ho paura. Forse un mondo onesto non esisterà mai, ma chi ci impedisce di sognare? Forse se ognuno di noi prova a cambiare, forse ce la faremo.